Le sue le voglio tutte perché lei è uno dei migliori fotografi. <ride> Buonasera a tutti, eh, mi chiamo Valerio Vertua. Alla mia sinistra ho il collega eh, Alessandro Dolfi. Eh, io sono avvocato a Milano. Io sono un avvocato un po' anomalo perché sono un tributarista informatico, nel senso che ho come ramo prevalente il diritto tributario e l'altra parte di me si occupa di informatica e nuove tecnologie. Sono un collaboratore ormai storico della Cata di Informatica Giuridica Università di Milano, nonché membro eh, della Commissione Giustizia Tributaria del Consiglio dell'Ordine eh, di Milano. Il mio collega? A Valerio condivido il background, quindi anche io sono un giurista. Eh, al posto però di diciamo, fare eh, la carriera di avvocato mi sono specializzato sulla sicurezza informatica, sulla privacy, eh, diciamo, facendo un percorso più sull'audit eh, dei sistemi informativi. Eh, sono professore eh, all'Università di Milano, mh, insegnamento... Trattamento dei dati sensibili nel corso di sicurezza eh, informatica, che sempre fatto eh, alla Statale, a Milano, però in distaccamento al Polo di Crema. Eh, come Valerio collaboro anche con le cattedre di informatica giuridica e informatica giuridica avanzata, che sono eh, diciamo gli organizzatori eh, con l'Information Society Law Center di questi workshop. Love and Order che vanno avanti ormai da nove anni, dicevamo. Ormai sì, ormai eh, siamo sì. Siamo molto, molto lieti di, di essere qui, ringraziamo il professor Giovanni Ziccardi che ci ha incaricato di eh, diciamo, organizzare quest'oretta eh, insieme. Eh, immaginando quale potrebbe essere eh, un percorso eh, di sicurezza eh, per eh, la tutela eh, dei dati, delle informazioni che vengono eh, utilizzati eh, nella vostra professione. Eh, proprio oggi, questa mattina, mentre in auto raggiungevo Perugia, sentivo eh, su Radio Rai i collegamenti in diretta con il Festival. Eh, L'apertura è stata proprio dedicata ai volontari, ai giovani che sono presenti, un centinaio addirittura, vedo, ne parlavamo, parlavamo con alcuni di loro anche prima in attesa di entrare, come si sta trasformando la professione e come diciamo, l'utilizzo delle tecnologie e i sistemi digitali siano sempre più prevalenti. Parleremo di argomenti che cercheremo di rendere non tecnici. Immaginando quello che può essere la cyberigiene, cioè eh, delle, pensando anche a una casa, eh, le, le operazioni più eh, basilari partendo dalle, dalle fondamenta per eh, cercare di dare quelle informazioni eh, principali su dieci punti per eh, appunto mh, rendere eh, l'attività che magari sentivo alcuni giovani che parlavano anche di diciamo, attività di investigazioni e giornalismo investigativo che richiedono appunto una buona doge di sicurezza ehm, prima di introdurre quelli che possono essere questi dieci punti è utile fare una premessa su quelli che sono i cyber risk ehm, valutando quelli che possono essere tanti report che possono eh, essere eh, anche più o meno autorevoli però rendere ehm, un'idea precisa di quelli che sono i rischi sulla sicurezza, abbiamo deciso di eh, privilegiare un approccio diciamo, più scientifico, cioè basato su ehm, un'organizzazione eh, grafica dei report che l'ENISA, che è l'Agenzia eh, Europea della Sicurezza delle Reti eh, e delle Informazioni, eh, sostanzialmente annualmente ehm, rende disponibile ehm, facendo una panoramica di quelle che sono eh, le minacce, le vulnerabilità, le modalità di attacco eh, prevalenti ai dati, ai sistemi, agli, in generale agli asset che utilizzano i dati. E cosa hanno fatto? Questo progetto è molto intelligente ha ah, come metodologia noi abbiamo ehm, alla fine lasciato tutti i link di approfondimento in modo che per ogni slide ehm, vedete un riferimento di cui sto parlando trovate un approfondimento specifico con, con il link eh, questo progetto è un framework una piattaforma sempre ehm, sviluppata dall'ENISA che rende questi report eh, da statici a dinamici con questa rappresentazione eh, diciamo ehm, di diagrammi a bolle ehm, che permettono poi per ogni bolla di ehm, raggiungere una, un livello di dettaglio di approfondimento che ho trovato molto interessante soprattutto perché è basato comunque su ehm, uno standard ISO ehm, che è il 15408 in particolare dei common criteria cioè ehm, i principi generali eh, di standardizzazione sulla sicurezza delle informazioni quindi c'è una metodologia precisa che viene seguita in questo tipo di rappresentazione eh, per farvi un esempio ad esempio sul phishing eh, esplodendo quindi cliccando sulla, mh, su questo tipo di minaccia eh, si apre eh, una bolla che viene portata in primo piano e che ha sette sottosezioni come vedete 3 a sinistra e 4 a destra, e questo per ogni bolla, organizzate tutte nella medesima modalità, in cui potete trovare sulla sinistra, ad esempio, quelli che possono essere ehm, i soggetti che compiono gli attacchi, quindi da attivisti a ehm, persone che lavorano eh, per stati, cybercriminali e via dicendo. Link di collegamento e poi quello che vi ho esploso, che trovate in prima pagina, è la mitigazione, quindi 12 consigli per mitigare questo tipo di minaccia. Sulla parte destra invece avete delle informazioni che, eh, se voi dal punto di vista giornalistico effettuate l'attività, potete trovare ad esempio eh, delle spiegazioni a livello di definizione, dove c'è l'icona del libro, quindi una breve descrizione. E poi un, proprio una vera presentazione, eh, quella sotto, eh, di spiegazione del fenomeno con altri link, quindi potete approfondire anche questi aspetti. Eh, è un approccio eh, molto molto sempre, eh, come dicevo prima, scientifico e oculato. Eh, veniamo al, nostro, al primo dei nostri dieci punti. Comunicare in modo sicuro, che è fondamentale per chi svolge... L'attività eh, giornalistica, ovviamente, ed è un concetto anche eh, estremamente, estremamente ampio che, <ride> che richiederebbe solo <ride> una giornata per, eh, per esploderlo. Diciamo che mh, il concetto fondamentale di una comunicazione sicura è fare in modo che ehm, il collegamento eh, che avviene tra un punto e l'altro. Eh, Possa non essere intercettato da un eventuale attaccante che si frappone nel mezzo della comunicazione. E parliamo di qualsiasi tipo di comunicazione. Noi abbiamo fatto eh, alcuni esempi. Eh, sulla sinistra trovate eh, quello che può essere eh, la navigazione eh, web quindi una modalità di comunicazione per raggiungere un sito, una risorsa che noi desideriamo eh, accedere. L'altra distinzione che abbiamo fatto eh, come mh, metodologia è proporre degli strumenti, delle guide che eh, potete utilizzare eh, se anche voi abitualmente usate i vostri dispositivi o per fare un passaggio ulteriore utilizzare dei software o dei dispositivi hardware dedicati. Ovviamente eh, ci sono diversi livelli eh, di sicurezza, eh, ci sono anche a volte dei costi più elevati per usare eh, tecnologie ad hoc, però... Ehm, Diciamo che noi dobbiamo sempre ragionare in base a un modello di minaccia, threat modeling in gergo tecnico, cioè capire il contesto in cui noi operiamo, che tipo di dati trattiamo e quali potrebbero essere gli attaccanti o le persone interessate a intercettare questo tipo di comunicazioni, in modo da focalizzare il nostro sforzo nella gestione di quel tipo di rischio adottando le contromisure adeguate. Però in linea generale, se utilizzate i più comuni browser con i vostri dispositivi, ci sono quelli che si chiamano plugin, cioè delle estensioni dei browser, eh, in questo caso HTTPS Everywhere eh, è una di quelle, eh, open source, gratuita, Electronic Frontier Foundation. Eh, che cosa fa questa, questa estensione? Ci forza, eh, quando noi contattiamo i siti, a eh, stabilire con loro una connessione sicura in HTTPS, come quando facciamo le transazioni bancarie, c'è cioè il lucchettino che ci dice questo traffico è cifrato. Quindi il, traf il traffico tra un punto e l'altro, essendo eh, crittografato, non permette a terzi, anche se magari in possesso di, una, eh, di un dispositivo per intercettarlo, vedrebbero passare delle informazioni assolutamente inintellegibili. Ehm. Se vogliamo fare un passaggio ulteriore, è quello di usare invece un browser apposito, non più un plugin, un'estensione del nostro comune browser, ma un browser pensato proprio per abilitare eh, in sé tutte le funzionalità di sicurezza più avanzate e addirittura garantire un anonimato eh, tecnologico nella navigazione, eh, proprio anche per evitare eh, la sorveglianza o eh, se operiamo in eh, diciamo, sistemi eh, stati diversamente democratici che applicano una censura molto elevata, fare in modo eh, di eludere questo tipo di filtri e essere in grado comunque di eh, navigare senza essere intercettati. Ehm. Poi Signal e che è una, una app per invece una modalità di comunicazione basata su chat, messaggistica istantanea, quindi il fatto di poter comunicare in maniera veloce ehm, con dei livelli di sicurezza più elevati rispetto ad esempio a Whatsapp, che è più noto e consente anche di fare delle chiamate vocali. Mentre Week, che è un po' più... Ehm, diciamo sconosciuta però permette anche di avere degli strumenti di sharing delle informazioni, di condivisioni, ha un timer addirittura per eh, la distruzione dei messaggi quando vengono letti e eh, sui dispositivi Android credo anche che sia si eh, inibito la possibilità di fare eh, foto. le foto screenshot. dello sc lo screenshot del, in modo proprio da garantire che quel messaggio viene letto e poi si distrugge senza la possibilità di ehm, Tenerne traccia. Poi se vogliamo utilizzare le, il veicolo delle email, invece, eh, visto che mh, eh, Gmail è uno dei più diffusi, vi segnalo questa possibilità di controllo di sicurezza che si può abilitare, eh, in cui innanzitutto ci sono tre, tre tipi di controlli. Eh, innanzitutto eh, par identificare quali sono i dispositivi che si collegano a quell'account. Questo è un test che ho fatto io ieri, vedete, eh, stavo lavorando alle slide, c'è cioè il mio computer Parma Italia, viene identificato, avevo uno smartwatch che era collegato tre minuti prima all'account, il, eh, il telefono da un'ora e poi un tablet che invece è dal 28 di novembre che non viene utilizzato. Eh, Un'altra cosa utile è che, avendo, abilitando questi meccanismi di sicurezza, si viene anche eh, avvertiti quando un dispositivo sconosciuto eh, tenta di accedere e quindi ho un controllo proprio sui dispositivi. Eh, L'altro flag di sicurezza eh, ci dà delle informazioni relative agli eventi di sicurezza eventualmente che sono. Eh, stati attivati e l'ultimo è la verifica in due passaggi cioè la strong authentication che è uno dei discorsi che poi soprattutto Valerio approfondirà cioè il fatto comunque di aggiungere un altro criterio a quello eh, consueto della password quindi digitare qualcosa che eh, si conosce ma disintermediare la possibilità eh, dando ad esempio con una one time password un telefono un, un sms o altre modalità, eh, un criterio di autenticazione ulteriore. Eh, in ambito giornalistico poi ci sono delle piattaforme sviluppate ad hoc per la gestione delle fonti riservate, quindi nascono proprio se noi vogliamo comunicare in maniera sicura con delle fonti che richiedono un alto livello di sicurezza. Quindi qui il threat modeling è molto elevato, nel senso che sono sicuramente eh, un livello di, eh, di, di sicurezza eh, molto elevato e con queste Due applicazioni, SecureDrop e GlobalX, si è in grado anche di avere un ambiente protetto per caricare file. Eh, SecureDrop elimina anche i metadati, cioè quelli contenuti esteriori del file che possono comunque eh, anche indirettamente identificare i soggetti. E GlobalX ha integrato una chat di messaggistica sicura e dei meccanismi che fanno in modo di poter dialogare anonimamente con, con la fonte. Eh, proseguendo eh, con il secondo punto scegliere una password forte fondamentale trovate in alto a sinistra quello che è un report che fa eh, splash data che è una società di sicurezza informatica che fa una review eh, di quelle che sono le, le, le password maggiormente utilizzate dagli utenti dal 2011 allora, dal 2011 al 2018 le password che si contendono la prima e la seconda posizione sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e la parola password. Eh, quindi capite che eh, uno degli aspetti più importanti eh, nella sicurezza delle informazioni, lo ribadiremo più volte, è sicuramente il fattore umano. Eh, quindi, quello che indipendentemente dalle tecnologie, dalle proposte allo stato dell'arte che vi facciamo oggi, dovete sempre tenere in grandissima considerazione sono i comportamenti umani e le buone pratiche nella comprensione del funzionamento eh, delle tecnologie di comunicazione, in modo da essere sempre pronti ad analizzare il contesto e da capire, poi indipendentemente eh, dalle tecnologie, quella che è. Il comportamento corretto, eh, uno dei modi per sapere se le password che vogliamo utilizzare eh, sono sicure, eh, abbiamo identificato questi due, eh, questi sì, due siti, sì. questi due servizi eh, in cui ehm, provare a inserire delle password, naturalmente il consiglio è di non inserire le password esatto. eh, esattamente quella che volete utilizzare e questo anche a seguito di alcuni siti eh, che questo servizio non autorevoli poi lo utilizzano per carpire effettivamente le password degli utenti. Io ho inserito la parola festival, che è una parola di otto caratteri e how secure is my password mi dice ad esempio che è un password troppo comune, il primo, primo bollino rosso perché è usata eh, in almeno 6300-535 volte, quindi il, loro sanno già che questa password è utilizzata tantissimo dagli utenti. Ehm, poi il secondo problema mi dice che probabilmente una parola contenuta in un dizionario. Quindi si presta proprio a un tipo di attacco, dictionary attack che consiste. Nel provare tutte le combinazioni possibili di parole inserite nei dizionari, in qualsiasi lingua, fino a che viene facilmente indovinata. La password è corta, 8 caratteri. Al giorno d'oggi, per dei servizi online in cui avete eh, la possibilità di accedere, ha delle informazioni riservate degli account che non vorreste che venissero diffusi, ha eh, considerato eh, effettivamente un tempo, visto la capacità di calcolo attuale, disponibile a basso costo, quindi facilmente indovinabili. E poi mi dice eh, un'altra parola, un'altra un indicazione, che eh, la password eh, dovrebbe contenere caratteri anche numerici per aumentare l'entropia della complessità. Quindi se io mi baso solo su lettere ho un numero finito di possibilità, se aggiungo anche numeri aumento espon esponenzialmente la possibilità ovviamente che la mia password venga indovinata. L'altro sito è di Kaspersky, che è una società eh, di, di sicurezza eh, molto autorevole, e in questo caso lui mi dice che l'hanno indovinata in 5 secondi, là istantaneamente. Quindi il Festival viene indovinato praticamente subito. E poi simpaticamente Kaspersky mi dice: Fai prima fare lo spelling della parola acido deossioribonucleico, e hanno ragione, la password è indovinata. Quindi cosa possiamo fare? Questa è un'indicazione che viene dal National Cyber Security Center del Regno Unito, un'agenzia un di sicurezza governativa, eh, da cui ho preso questa infografica che. Dalla parte sinistra mi fa vedere come vengono effettivamente violate le password, quindi come un attacchi a forza bruta, indovinando tutte le combinazioni possibili, eh, piuttosto che eh, essere in grado di capire le password facilmente perché sono archiviate in maniera non corretta, ad esempio con post-it che si possono trovare facilmente, vi dico, facendo l'auditor eh, sotto eh, i, i laptop, sotto gli schermi, nei cassetti delle scrivanie. A volte direttamente in bella vista eh, sullo schermo eh, oppure facendo delle ehm, eh, indovinando la password in base alle informazioni che noi rendiamo automaticamente disponibili nei social network perché spesso le password sono costituite dal nome del cane, del gatto, della data di matrimonio quindi una serie di informazioni che gli attaccanti possono facilmente indovinare fino a eh, avere eh, la possibilità di intercettarle e dicendo. Quindi, una buona password sostanzialmente deve essere ehm, innanzitutto unica, non utilizzata per più account come eh, vedete solitamente anche qui. Eh, viene detto che almeno 4 utenti su, in media utilizzano la stessa password per più account, quindi deve essere unica sufficientemente lunga e con dei caratteri alfanumerici eh, e possibilmente conservati in modo sicuro. Eh, quindi quello che vi consiglio sono ad esempio l'utilizzo dei gestori di password che fanno in modo che possano innanzitutto generare delle password randomiche e quindi difficili da indovinare di una lunghezza complessa e, ehm, e anche essere protetti appunto da tecniche di cifratura ed essere per questo sicuro o altrimenti utilizzare le passphrase, non si parla più di password, ma vere e proprie frasi che possiamo ricordarci, perché eh, un motto, un proverbio, una, una poesia, una canzone, un titolo di un libro, prendendo alcune alcune parole sostituendo delle lettere che assomigliano ai numeri, come potrebbe essere la i con l'1, lo 0 con la o, eh, la t con il 7, la e con il 3, e via dicendo. Eh, la seconda problematica legata alla protezione degli attacchi, ai cyberattacchi, riguarda innanzitutto una buona pratica di sicurezza fisica, banale, non lasciare dispositivi incustoditi. Quindi anche se ci si assenta per brevi periodi, viaggiamo spesso in treno, vediamo, si va in bagno, e abbiamo davanti a noi il pc del, della persona che è sotto di fianco, eh, non protetta in bella vista, piuttosto che... Noi non leggiamo niente, eh, non leggiamo niente. <ride> no. <ride> Beh, è pericolosissimo <ride> averci vicino, no, no, a parte gli scherzi, oppure andare nell'area di servizio, negli autogrill, lasciando i dispositivi in auto eh, e questo tipo di comportamento può eh, sicuramente presentare un rischio. L'altra cosa a cui non si pensa mai è avere delle buone pratiche di pulizia, quindi tutto quello che non ci serve a livello di applicazioni, a livello di software, di sistemi, eliminarlo perché così diminuisco la superficie d'attacco a quei dati. Una volta che ho limitato i software, li tengo sempre aggiornati. Una pratica fondamentale nella sicurezza è avere sistemi operativi, applicazioni e strumenti che noi utilizziamo aggiornati all'ultima versione disponibile, perché tutti i bollettini di sicurezza che emettono queste patch, si chiamano queste pezze, riguardano... 90% sempre delle vulnerabilità e poche volte dei miglioramenti di efficacia, perché comunque i team di sviluppo sono sempre eh, ovviamente sottoposti a, a degli stimoli che vengono per la verifica di questi sistemi. Quando possibile, utilizzare sempre degli antivirus eh, diciamo avanzati, eh, quindi che consentono anche l'anti-phishing, danno dei controlli anti-malware più prestanti e abilitare anche i firewall in locale quindi dei dispositivi che filtrano il traffico. Un'altra cosa che consigliamo è attenzione quando voi con i vostri device li collegate a qualche computer o a qualche colonnina che ormai si trova negli aeroporti per ricaricarlo. Eh, perché quello quando voi fate questa cosa, voi state aprendo un canale di comunicazione fra il vostro device e il computer, il vostro amico di chi volete o la colonnina. Quando voi aprite un canale di comunicazione di questo tipo potrebbe non passare solo la corrente elettrica ma potrebbe passare anche delle informazioni ovviamente, perché soprattutto sulle colonnine, voi non sapete se dietro, io visto che sono tutte legate da due vittime o se dietro un chip, un piccolo dispositivo, sono dispositivi grossi così e io posso sniffare tutto il traffico, oppure su magari computer non particolarmente affidabili vi possono, rischiano di eh, succhiarvi tutta una serie di dati. Quello che consigliamo è eh, dispositivi tipo questo: eh, quindi è una, normalissimo, una specie di pennino USB eh, con un maschio e una femmina. Quindi, quando devo ricaricare da qualche parte, metto dentro questo nella colonnina o nel computer del mio amico e qua attacco il mio cavetto USB per ricaricare. Questo è un dispositivo hard che vi garantisce che passa solo ed esclusivamente la corrente elettrica, quindi non potete essere intercettati in alcun modo. Eh, poi i servizi di doppia autenticazione, dicevamo prima, stare attenti alle wifi aperte, quindi anche quelle albe, degli albe, che trovate negli alberghi, internet caffè, nelle piazze, negli aeroporti, essere sempre molto diffidenti rispetto a questo tipo. Se vogliamo guardare i siti dell'ANSA, la Gazzetta dello Sport, eccetera, va bene. Se dobbiamo invece autenticarci per fare un bonifico bancario... Utilizzo di VPN eccetera. Ci sono tanti tentativi da questo punto di vista. Anche perché magari voi siete in una stazione e c'è un hotspot che si chiama Trenitalia. E voi dite: ah, questo è l'hotspot ufficiale che dà servizio wifi mm. e invece magari è gestito da un attaccante in grado di di fare tutto il traffico e quindi anche eventualmente le credenziali. Poi mi raccomando il PIN sui cellulari o sui tablet perché nel momento in cui voi abilitate il PIN eh, automaticamente state cifrando, avete lanciato la cifratura automatica dei vostri dispositivi, quindi già di default lo proteggete. Eh, per quanto riguarda il Face ID o il Touch ID, ricordatevi che in Italia è perfetto: eh, è vero che il Touch ID uno potrebbe costringervi, e quindi attenzione qual è il vostro TED model. Ma già il Face ID non è così facile perché, ormai, ad esempio, sui sistemi Apple non è più facile. cioè, metto davanti lo, la, il device alla faccia e non succede un bel niente perché punta sull'occhio, quindi anche se mi bloccano la faccia, ma io sposto leggermente l'occhio, il device non si apre. Ricordatevi, se andate all'estero, che la normativa su queste cose cambia eh, leggermente perché, ad esempio, ci sono paesi in Europa dove il non rivelare la password vi porta direttamente in prigione fin che non la rivelate, o ad esempio, negli Stati Uniti è molto dibattuto perché sta per arrivare alla Corte Suprema la, la questione proprio del face ID e del touch ID. Eh, perché eh, sembra che non in, tutti, non in tutti gli stati americani c'è la stessa tutela rispetto alle password. Quindi la password tu sei tutelata se usi la password, invece il TACID o il face ID non ha la stessa tutela. Recentemente c'è stato uno Stato dove invece ha riconosciuto la stessa tutela, eh, ma è una cosa che non sta piacendo alle forze dell'ordine e quindi eh, l'hanno già annunciata che andranno davanti alla Corte Suprema su questa cosa. Il problema del phishing che dicevamo prima lo ribadiamo perché anche se sembra banale è uno dei vettori di attacco anche in ambito giornalistico più diffusi, ovviamente si tratta di un phishing più mirato, si chiama in gergo tecnico spear phishing, cioè mandarvi comunicazioni mirate al vostro ambito e quindi essere automaticamente molto più... Eh, diciamo attraenti da, da cliccare. In tutti i casi, quando ci sono delle comunicazioni non attese o di un certo tipo, molta cautela nel cliccare link o aprire allegati. La cifratura è un altro aspetto importantissimo ed è direttamente collegato anche al um, discorso legato alla cancellazione dei dati. Poi vedremo perché. Due tipi di cifratura: si può fare una cifratura a livello hardware utilizzando degli strumenti ad hoc, come dicevo prima. Eh, il primo che vedete in alto a sinistra è questo tipo di chiavetta che è molto simile a quello che ha fatto vedere prima Valerio, sostanzialmente cifra i dati eh, on-fly, cioè mh, mh, al volo diciamo, basta inserire dall'altra parte un dispositivo, una chiavetta USB o un hard disk, eh, inserendo una chiave tutto quello che eh, riguarda... Ehm, quindi una password, anche qui una chiave intesa come password. Tutto quello che possiamo trovare nella chiavetta o nell'hard disk senza prima mettere questo è inintellegibile. Quindi noi possiamo perdere un dispositivo eh, se ci viene rubato, in assenza di questa, non posso accedere ai dati, costa circa 25 dollari, quindi un costo abbastanza basso e eh, diciamo la complessità per l'utente in realtà minima anche se la problematica è che questa deve essere sempre con noi e, lo, e non conservata ovviamente sui dispositivi che abbiamo cifrato e questa, utilizzandola vi dico è una complessità perché poi i livelli di paranoia nel nostro settore sono molto elevati e quindi per noi la paranoia tende, è una virtù eh, eh, esatto, per, si dice che è una problematica psichiatrica per noi è una virtù di di no. bisogna vedere sì, da che parte sì, la vedete ecco sì. E l'altro invece è questo tipo di dispositivo che è un po' più caro, costa, a seconda della, della memoria, dagli 60 dollari ai 130, in cui si imposta direttamente un codice eh, nella... Tastierino. Nel, nel, nel tastierino ed è simile anche a quello che vedete a lato che è un hard disk che è più capiente, quindi dipende dalla, dal grado di mobilità che abbiamo. Comunque, anche qui, in questo caso, invece i dati sono qui, ho bisogno solo di questo strumento. Eh, Veracrypt invece è uno strumento open source che consente una, diciamo una cifratura dei dati a livello software. Eh, e quindi riesce a ehm, diciamo, eh, darci la possibilità di cifrare o il full disk encryption, cioè tutto il disco l'hard disk intero così non dobbiamo più preoccuparci o delle partizioni specifiche del disco dove andremo a mettere i dati più importanti eh, vi dicevo la cifratura è collegata alla cancellazione dei dati perché con le nuove tecnologie soprattutto se immaginiamo gli hard disk esterni eh, cioè gli hard disk e le chiavette di ultima generazione, SSD e le chiavette USB, hanno delle tecnologie di controllo per fare in modo che eh, la sovrascrittura dei dati avvenga in un determinato modo che rende complicatissimo eh, la reale cancellazione del dato. Questo è eh, una, una cosa da tenere bene in mente sempre. A livello software, eh, perché cancellare il dato cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente marcare quell'informazione che noi spostiamo nel cestino come informazione che il sistema dovrà successivamente circoscrivere, ma è ancora presente nel nostro, come strappare l'indice di un libro cartaceo, quindi non trovare più l'informazione immediatamente, ma poi la pagina relativa è ancora presente, quindi con delle tecnologie molto banali, si riescono a recuperare questo tipo di dati. Quindi C-Cleaner cosa fa? Fa una cancellazione a basso livello dello spazio libero del, di, del, del nostro disco e riesce in questo modo a non rendere disponibile l'informazione. Oppure usare le portable apps, che sono delle eh, applicazioni portabili, eh, che ci consentono di, eh, indipendentemente dal, dall'utilizzo di un dispositivo, di avere tutte le informazioni contenute in queste chiavette che poi adeguatamente eh, protette con degli strumenti di sicurezza ci consentono di essere eh, più ehm, precisi nella cancellazione del dato. L'altra cosa che vi ha già accennato il collega prima è la VPN, la Virtual Private Network che è un servizio che molti di voi, molti di noi conoscono perché ci serve magari per bypassare certe problematiche quando vogliamo vedere Netflix da un altro paese o vogliamo vedere programmazioni di altri paesi in Italia e viceversa. Uh, questo è un sistema, ce ne sono di tanti tipi, ce ne sono gratuite a pagamento, noi consigliamo sempre a pagamento perché sono quelle più sicure sì. uh, e sono fortemente da usare, come vi diceva prima il collega, soprattutto ad esempio quando vi collegate a qualche wifi aperto perché è la cosa più pericolosa, quindi non fidatevi di collegarvi a una rete aperta senza passare attraverso una VPN. Eh, chi di voi ha esigenze particolari di anonimato, di sicurezza, quando usa Tor è molto meglio prima una VPN e poi entrare in Tor con il Tor Browser, perché a quel punto neanche il vostro gestore eh, telefonico o il vostro gestore di, con di connettività sa che state usando Tor Browser e questo in alcuni momenti eh, può fare particolarmente comodo. Uh, l'email in sicurezza. L'email in sicurezza è un'altra cosa importantissima perché attraverso l'email passa di tutto e spessissimo passa non solo informazioni per noi lavorativamente importantissime, ma anche banalmente eh, so, servono per recuperare le password se per caso ce le siamo dimenticate. Nella slide noi indichiamo tre eh, tipi di servizi. A sinistra un servizio di protomail eh, che è un servizio molto quotato, eh, tra l'altro ha una serie di piani tarifari eh, abbastanza diversificati, quindi potete anche utilizzare un account gratuito per cominciare a fare qualche esperimento. Eh, ma tutte e tre le tecnologie di cui adesso vi stiamo parlando hanno un unico vero problemino. Che ovviamente lo deve usare anche la controparte, nel senso che se io uso questo sistema, un'altra parte uno non usa niente come non, cioè, non potrà mai leggere niente. Quindi è ovvio che la comunicazione deve essere bidirezionale con questo sistema. Eh, quello più usato in ambito hacker tuttora è GPG. Eh, questo è, è un sistema molto vecchio chiave pubblica, chiave privata è un sistema che potete implementare su tutti i più comuni gestori di posta, client di posta eh, soprattutto Thunderbird c'è proprio un programmino apposta enigmail e eh, okay. scusate eh, tutto gratis, si installa e funziona veramente molto bene eh, si può usare su Outlook per Windows ma non su Outlook per Mac eh, su Mac voi potete utilizzare o eh, appunto standard per Mac oppure invece su eh, Mail di Mac esiste una versione apposta eh, di GPG eh, che potete utilizzare. Eh, altra cosa che si, può usare, che si può usare è SMI, ma SMI si basa semplicemente su dei certificati, è, legge, è considerato leggermente meno sicuro di GPG. Ma è una cosa altrettanto comoda. A me capita con alcuni, con alcuni clienti di utilizzarlo anche sul mobile perché è comodissimo, ognuno ha il proprio certificato installato, quindi l'operazione di cifratura e decifratura è totalmente trasparente, cioè non dobbiamo proprio fare niente, quindi è, è veramente una cosa istantanea, automatica, senza nessun tipo di, eh, di grosso sbattimento operativo. Uh, questo slide è semplicemente per ricordarvi che il backup uh, è quella cosa che bisognava fare ieri e che oggi è troppo tardi perché abbiamo perso tutti i dati uh, ricordatevi, questo non lo diremo mai abbastanza perché purtroppo è ancora una cosa che tanti non fanno uh, e nel vostro lavoro invece sapete benissimo quanto è importante ma quanto è importante anche farlo bene perché fare il backup noi lo chiamiamo il processo di backup innanzitutto perché il backup non si fa su un solo dispositivo, ma si fa su più dispositivi per, di, per diversificare il rischio. Secondo, se io utilizzo la cifratura, perché banalmente sto, ho messo il pin sul mio cellulare e quindi ho abilitato la cifratura, anche il backup deve essere cifrato, perché altrimenti se io faccio un backup in chiaro ho già fatto una scemenza colossale. Eh, fatelo anche su cloud, ma, non ma basatevi solo su cloud. Attenzione che se usate certi servizi famosissimi di posta elettronica, con contratti consumer, il backup di solito non è compreso nel vostro piano. Quindi attenzione al backup che è importantissimo. Uh, se volete eh, giocherellare in maniera molto seria con una tutela una delle più elevate possibili in questo momento, usate questo tipo di distribuzione Linux, Tails. Questa funziona veramente bene, è una distribuzione Linux veramente completa, vi sta su una chiavetta, quindi in un internet caffè di qualsiasi parte del mondo, dovunque. Questa è una cosa veramente sicura perché, perché ha tutta una serie di tecnologie inserite eh, veramente fantastiche. Intanto continua a essere aggiornato. Eh, secondo tutto ciò che fate viaggia attraverso Tor, quindi tutto tutto viaggia attraverso Tor. Eh, potete creare una vostra partizione crittografata per memorizzare una serie di dati che potete in qualsiasi momento distruggere ed è una partizione che non è obbligatorio utilizzare. Quando voi per qualsiasi motivo anche strappate, perché dovete scappare via, dovete strappare via la chiavetta USB, automaticamente il computer, eh, ad esempio in eh, il sistema va in shutdown immediato, ma non va in shutdown normale come può andare Windows, eccetera. Prima di chiudersi completamente, fa il wiping anche della RAM. WIPIN vuol dire proprio quello che diceva prima il collega, ovvero eh, la RAM viene sovrascritta di 0 e 1 in modo da cancellare qualsiasi residuo delle vostre informazioni. Quindi, questo in questo momento è considerato una delle distribuzioni più sicure eh, per, appunto, per poter garantire un certo animato e poter lavorare su un computer eh, in totale sicurezza, perché, appunto, prescinde totalmente eh, dal eh, sistema operativo eh, che utilizzate, e quindi io posso usarlo su questo computer. Computer, che non è un computer mio e non lasciare nessun tipo di traccia. Eh, ovviamente eh, tutti questi consigli eh, per la vostra tutela, non certo per fare hacking o operazioni di black hat, perché ve lo sconsigliamo anche perché non si fanno così, si fanno in altro modo, ma non sarà oggetto di questa chiacchierata, ovviamente. Uh, multifat authentication che di quelle cose che se non avete ancora fatto stasera prima di andare a dormire la vorrei sapere che l'avete fatto tutti eh, perché è una cosa a costo zero come quasi tutto quello che vi abbiamo detto oggi ma è veramente fondamentale perché ormai è abbastanza pacifico che i due cardini in questo momento della sicurezza informatica si basano da un lato sulla cifratura e dall'altro sull'autenticazione qua siamo sull'autenticazione eh, ve l'abbiamo spiegato eh, un po in, prima in soldoni vuol dire che su qualsiasi servizio voi entrate di solito con User ID ed una password dove tra l'altro lo user ID spessissimo è la vostra email e quindi un elemento che potenzialmente già tanti possono conoscere quindi a quel punto il vostro servizio qualunque esso sia regge solo per la password se voi mettete anche l'autenticazione, questo secondo elemento eh, vi viene chiesto, appunto, oltre a queste due cose, anche di inserire questo codice che vi può arrivare attraverso email, attraverso un SMS o attraverso delle apposite app. Ormai ce ne sono tante, perché c'è Google Authenticator, Microsoft Authenticator, eh, Aruba lo fa per la firma digitale, eccetera, eccetera. Eh, noi per precisione vi abbiamo indicato tutti e tre gli elementi. Eh, da un paio d'anni sconsigliamo caldamente di utilizzare l'SMS perché l'SMS ormai non è più considerato un, protocollo un fattore, un protocollo, di, un protocollo anche per la multi-factor authentication serio. Quindi sconsigliamo caldamente. Quello che consigliamo in realtà è proprio l'applicazione la, eh, sul vostro device. Che secondo noi in questo momento è forse la cosa migliore perché si basa sul principio dell'OTP, one time password quindi un codice generato in quel momento che vale solo per pochi, eh, per pochi secondi, perché in genere va dai sì. 60 al massimo 60 secondi, sì. e quindi vi pone al sicuro perché. Perché se anche voi dovete, doveste accedere eh, a un vostro servizio eh, relativamente riservato su questo computer che non è il vostro, voi dovete inserire questo, eh, questo terzo elemento, in modo tale che, anche dopo se c'è qualche cosa su questo computer perché è un computer compromesso, senza questo terzo elemento nessuno potrà rientrare. Guardate che non è una cosa scomoda perché nel momento in cui voi avete abilitato queste cose sui vostri servizi e avete autenticato i vostri device non ve lo chiede più. Eh, ogni volta. Eh, quindi se voi avete usato, avete stabilito di utilizzare la multifature authentication sulle vostre app per accedere a G drive, OneDrive o qualsiasi altro servizio, Facebook, eccetera, fino che usate le vostre applicazioni lo fate la prima volta e non avete più bisogno. Quando invece avete bisogno, se voi siete le nuove generazioni che non utilizzano un client di posta ma la posta la, la usano solo attraverso il browser, allora lì sì che ogni volta ve lo chiedono ma è a vostra tutela perché il browser potenzialmente è sempre un elemento eh, insicuro. Eh, la cifratura su cloud è che è un po' il mio eh, cavallo di battaglia, un po' il mio diciamo area di competenza di studio, visto che sono uno dei cofondatori di Cloud Security Alliance capitolo italiano, quindi questa associazione americana eh, che si occupa proprio di sicurezza eh, su cloud. Eh, la sicurezza su cloud eh, si basa ovviamente sul, sulla cifratura. Eh, perché? Perché i detrattori del cloud, giustamente, perché a mio modo di vedere, nell'ambito della mia paranoia è un warning secondo me intelligente, il cloud può essere definito il computer di un altro. Metti i allora dati se il computer, sul computer di un altro. Esatto, metti i miei <ride> dati sul computer di un altro, quindi in effetti devo tutelarmi. Allora voi avete a destra eh, tre tipologie di software. Perché avete Veracrypt open source gratuito di cui vi ha parlato prima Alessandro, eh, il segnalino in alto verde è Boxcryptor, anche questo è un software eh, che esiste tre piani, gratuito, a pagamento privato, a pagamento business, pagamento business arriva a 80 euro all'anno, quindi stiamo parlando comunque di cifre ridicole. Ed è un sistema che funziona molto bene, è una società tedesca, eh, voi lo installate sia sul mobile che sul computer, vengono cifrati tutti i dati eh, voi, che, che voi volete e vengono quindi messi su cloud in maniera totalmente cifrata, in modo tale che il fornitore di servizi cloud non può assolutamente sapere che dati mette. Tra nei piani a pagamento vi permette di cifrare anche il nome del file, perché voi sapete che una marea di informazioni io le posso acquisire semplicemente guardando il nome dei vostri file. Eh, Cryptomator è un servizio eh, totalmente gratuito, open source, eh, che mi sta piacendo, è ancora un po' acerbo perché sui computer Windows, Linux... Mac funziona secondo me decentemente, non funziona ancora benissimo sul mobile, anche qua crea un contenitore dove potete cifrare tutti i vostri dati, maschera completamente tutto in automatico, compreso la tipologia di file, il nome del file eccetera ed è particolarmente efficiente perché appunto spezzettando in tanti piccoli file anche il fare il backup o la sincronizzazione su cloud diventa facilissimo. A sinistra ho messo eh, andiamo sul mondo Mac, ho messo una funzione che ha Mac, voi sapete che chi ha Mac sa che può cifrare l'intero disco in automatico usando FileVault. Ok, grazie. Eh, questo permette anche, però, non solo di cifrare, ma anche di creare i contenitori cifrati. Questa modalità che vi ho indicato eh, vi permette di creare dei contenitori cifrati che si spezzettano il file in tante piccole parti e quindi lo potete usare molto facilmente anche su cloud. Se non volete utilizzare questa cosa, potete utilizzare i due servizi sottostanti, SpiderOak americano, e Tresorit elvetico. A me Tresorit piace particolarmente per due motivi. Primo perché in Svizzera e da buon tributarista, tutto ciò che in Svizzera già mi piace di default. Ma al di là della battuta facile, eh, Tresorit è particolarmente intelligente, sia da un punto di vista eh, architetturale perché eh, vi dà la cifratura lato server lato client e non lato server, e vi faccio vedere due slide di che cosa vuol dire. Eh, secondo perché la Svizzera è un altro di quei paesi per cui il il trattamento dei dati, la riservatezza è importantissima e i server sono all'interno dell'Unione Europea, quindi anche a livello di informativa privacy voi non dovete dichiarare che fate trasferimenti all'estero tra perché comunque sono nell'ambito dell'Unione Europea, quindi non dovete neanche dichiarare questa cosa e funziona veramente molto bene sia sui computer sia sul mobile e si occupa di tutto, perché? Perché fondamentalmente i servizi cloud sono di due tipi: cifratura lato server, cifratura lato client. Lato server vuol dire che i dati partono dai vostri dispositivi, in chiaro, eh, vengono passati dal vostro dispositivo ai loro server su un canale crittografato e vengono poi crittografati in locale eh, sul OneDrive, Dropbox, eccetera, eccetera. A parte il fatto che servizi, ad esempio, come Dropbox eh, loro cosa fanno? Arriva il vostro file, eh, lo leggono, lo, eh, capiscono che tipologia di file e poi lo cifrano. Eh, altri invece, tipo OneDrive e GDrive, lo cifrano in automatico. Però qual è il problema? Ed è evidenziato nella slide: che la chiave crittografica non è in vostro possesso, no. la chiave crittografica è da loro e voi quello che avete è la password per aprire e usare questa chiave. Quindi potenzialmente un dipendente infedele loro potrebbe teoricamente accedere ai vostri dati. Se avete un mode particolarmente elevato per cui rischiate di avere una sorveglianza governativa, il fatto di sapere che i dati sono presso un soggetto a cui posso andare a chiedere i file e fare tutto in casa senza farvi sapere niente, questo può essere una scelta non particolarmente furba. Uh, Tresorit invece è su questo tipo di sistema, e cioè c'è una cifratura lato client, ovvero viene cifrato tutto sui vostri device, parte cifrato dei vostri device e arriva quindi da loro totalmente cifrato e quindi una società come Tresorit non ha la minima idea di che cosa state memorizzando che voi state memorizzando le foto se voi state memorizzando le ricette eh, della, di cucina, voi state memorizzando l'articolo, lo scoop giornalistico del secolo, loro non sapranno assolutamente niente perché non sapranno neanche se è un file di Word, un file di Excel o qualsiasi altro perché non c'è nessun elemento che può fornire questa cosa. Eh, ho finito perché abbiamo lo spazio pochissimo per le domande. Eh, questa è la pagina che vi diceva Alessandro, quindi, qua abbiamo cercato di fare una brevissima bibliografia per link eh, che, vi può essere utili, eh, che può essere utile, scusate, e eh, a questo punto siamo a vostra disposizione eh, per le domande. Eh, parlando di sicurezza, sì. eh, secondo voi le password tipo carta di credito eccetera, dove dovrebbero essere salvate? Ma I gestori di password consentono due, ehm, i, i più comuni, eh, due, due possibilità. Eh, di appunto annotare le password per l'accesso agli account web mettendo anche il, il link al sito a cui si vuole accedere, in cui fa autocompletamento, quindi basta che io clicchi il sito, lui autocompila direttamente username e password che sono salvate. E poi c'è uno spazio però anche per le note, e nelle note ci, può, ci sono proprio le, le configurazioni per le carte, la gestione dei dati di carte di credito in cui inserisco tutti i numeri e anche lì nei campi poi si, è facile fare copia e incolla quando vi vengono richieste. I, io invece fatti. sono un po' più talebano eh, cioè tutti i dati di questo tipo eh, io tengo tutto in un file, in un password manager, eh, ecco quindi sì. in particolare in questo momento l'Electronic Frontier Foundation consiglia KeePass eh, FC in questo momento, è quello più consigliato da loro. Oh boy, eh, altra boh, cosa mamma. di cui mi sto eh, avvalendo perché dopo una serie di studi ritengo che sia abbastanza interessante è eh, nel mondo Apple, Apple Pay. Uh, e quindi pagare con Apple Pay perché ha un grosso pregio l'Apple Pay? È ovvio che se mi rubano il telefono ho un vulnus, ma il problema è che non è solo quello: ne ho 350, quindi non è quello il problema, e poi mi devono forse accoppare prima di portarmelo <ride> via. Uh, però il, il grosso pregio di funzioni tipo Apple Pay è quello che quando voi pagate qualcosa, voi state trasmettendo un codice univoco per quella transazione e né l'esercente, il, diciamo, il, il, il negoziante, ecc, non ha nessun dato della vostra carta di credito perché contrariamente a quello che si pensa tantissime frodi sulle carte di credito sono basate sul fatto che io do magari al ristorante la carta di credito viene portata di là acquisiscono tutti i dati e poi dopo c'è qualche dipendente che utilizza la mia carta questo è più facile quando invece io pago con Apple Pay questo non può succedere perché c'è un codice univoco che passa dal mio iPhone al gestore quindi è solo quello che identifica la Uh, come si chiama la transazione? A quel punto è super sicuro. Quindi, questo tanto per dire il mio livello di paranoia. <ride> Invece, io parlavo degli Last Pass come gestore. Eh, di password che dà non di... fidatevi del, di memorizzare le password sul browser e, se non le password esatto, per, le, per i servizi più stupidini mm. ma assolutamente se c'è qualcosa di salvato non utilizzarle e io mi permetto anche di sconsigliare nonostante sono un grosso fanatico della mela eh, non utilizzo mai il backup del portachiavi eh, del, dell'iPhone o dell'iPad eccetera su iCloud neanche io assolutamente no e neanche i file salvati sul desktop in Excel o in Word no. Ovviamente no, no. con tutta la lista delle password no, sono completamente no. in chiaro. No, per favore, no. Cioè, fateci un cioè, Abbiate stare, pietà di noi, per favore. Ma non mi dite di dirci una roba del genere. Ecco. Un minuto. Con, consigliate di installare e disinstallare Tor ad ogni attraversamento di confine? Cioè, se no, vai in uno sì. Stato. Allora, eh, se lei va in qualche paese può eh, avere un'ispezione computer e lei non vuole far vedere che utilizza certi software, assolutamente sì, eh, vada con un computer il più pulito possibile, una volta arrivato, superato il confine, eh, ovviamente si connette e si scarica tutto quello che le serve, assolutamente sì. Eh, sì. C'è una guida dell'Electronic Frontier Foundation proprio per i giornalisti, Journalist on the Move, che dà dei consigli proprio sulle frontiere e sugli stati e questo era uno di quelli che... Assolutamente sì. E dopo, visto che abbiamo un minuto dopo vi, vi, vi diamo proprio un'indicazione precisa e in generale allora, visto che è l'ultimo chiudiamo e siamo disponibili per tutte le domande tranquillamente senza problemi ci pagherete una birra <ride> grazie a voi grazie a